perché poi dicono: ah, uno che prende, studia, va, investe, la nuova forma di povertà per le prossime generazioni è l'ignoranza. Ricordiamocelo, questa è la vera forma di povertà che aspetta i nostri figli, per chi non avrà voglia di crederci. E allora, abbiamo parlato con Marco del passato, i numeri, abbiamo parlato con Davide della situazione gravissima del presente. Prima di arrivare al futuro degli under 30, bisogna avere il coraggio di fare delle proposte in positivo. E per tutti questi motivi, io ho detto: a chi è che vado a rompere le scatole? Chi è quello che in questi anni mi ha sopportato e supportato, più sopportato, mi ha supportato tanto e mi ha anche un po' sopportato? Un grandissimo tifoso della Lazio, Piercarlo Padoan. No, scherzo, vai, vai, vai. È della Roma, è della Roma. Non è vero, non è vero. Buonasera. È della Roma. No, no, buonasera. Questa è una cosa che va chiarita subito. E credo che questo applauso, Piercarlo, sia il grazie più bello da parte del popolo della Leopolda. Grazie, e veramente io sono sinceramente commosso. Queste cose sono le cose che ripagano da molti anni. Infatti... Credo che a Tria una cosa del genere non gliela farà nemmeno Crozza, diciamo. Allora, Piercarlo, no, non è tifoso della Lazio. No, no, io volevo chiarire questo punto. Ecco, altro che deficit. Che l'ultima volta che Matteo mi ha detto che ero tifoso della Lazio, eravamo in conferenza stampa dopo un consiglio dei ministri e gli ho detto: io la lettera di dimissioni ce l'ho qui. Esatto. Se non la pianti. Per convincerlo a togliere l'IMU ho dovuto organizzare una cena segreta con Spalletti, che era l'allenatore della Roma allora. È vero. E diciamo, e tu gli hai anche chiesto: ma perché non fai giocare Totti? Cioè, è andata proprio così, è un tifosissimo giallorosso. È finita male con Spalletti, però. Vabbè, anche col referendum, lascia fare, che te frega. Ma il meglio deve ancora venire, ragazzi, tranquilli. Dunque, Piercarlo, ora noi abbiamo iniziato scherzando, è però molto bello il grazie che ti hanno detto gli amici della Leopolda, ci aggiungo il mio personale. Con Piercarlo abbiamo iniziato in una situazione che era molto difficile, perché Marco ci ha raccontato i risultati, Davide ci ha raccontato i rischi del presente, ma quando noi siamo partiti 4 anni fa, Obama la prima cosa che mi disse: oh, occhio a non fare la fine della Grecia. E insieme ci siamo trovati di fronte a un esercizio difficile: dare credibilità ai mercati, al paese, e contemporaneamente cercare di rilanciare l'economia che partiva dal segno -2. E abbiamo discusso, lo posso dire, tutti i giorni, o quasi. Bastava quasi. Diciamo quasi. Una volta alla settimana discutevamo, con molta lealtà reciproca, perché io volevo fare una cosa, lui diceva: stai esagerando. Quando siamo arrivati a vedere quello che il governo di adesso sta facendo, gli ho fatto: scusa Piercarlo, ti va se ci vediamo insieme, peraltro a un po' di amici, ho visto Gigi, Tommaso e tanti altri che ci hanno aiutato, ti va se proviamo a offrire, più che al governo, all'Italia, una proposta alternativa per bloccare questa fuga verso l'abisso, questa fuga dentro l'abisso che stanno facendo i nostri amici al governo di adesso? E ci siamo iniziati a incontrare
E io gli domandavo, possiamo fare il deficit al 2? Sembravamo di essere tornati a Palazzo Chigli, perché lui diceva, no, è troppo. Io per esempio ho detto, vabbè, se dobbiamo fare la contromanovra di bilancio, partiamo dal 2,4. E tu mi hai detto di no. Perché? Perché il problema, come diceva Matteo, è quello di dimostrare che l'Italia merita fiducia. Davide Serra prima vi ha detto alcuni numeri molto importanti. Il famoso spread che oggi è sopra 300 punti, quando negli ultimi mesi del governo precedente, del governo della precedente legislatura, era attorno a 100 ed era più basso di quello della Spagna, che viene considerato un paese modello. Tutto ciò è cambiato nel giro di pochi mesi. Perché? Perché i mercati ritengono che quello che questo governo promette e comincia a fare, non ha cominciato a fare tante cose, ma le cose che ha cominciato a fare sono un vero disastro. Nella mia esperienza di Parlamento non pensavo, per la prima volta nella mia vita, non pensavo di trovare tanta incompetenza e arroganza messe insieme. Incompetenza e arroganza, badate bene, che si ritorce contro gli stessi parlamentari e governanti che propongono le norme, non si rendono conto che fanno male a se stessi e non solo al Paese. Quindi bisogna dare uno scossone, o meglio, bisogna tornare a convincere i nostri partner, i mercati, gli altri paesi e non solo quelli europei, che l'Italia ha un progetto, che questo progetto si può realizzare e i numeri che venivano descritti prima lo dimostrano. Questo progetto è quello di aumentare la crescita, il benessere, il lavoro e la sicurezza, tutti i temi che sono stati, come sappiamo, ben sfruttati in campagna elettorale, ma per i quali non ci sono state fornite risposte convincenti, anzi risposte controproducenti. Quindi, per tornare ai numeri, perché il 2-1? Non per un vezzo, ma perché il 2-1 è un primo segno che l'Italia non accetta lo sfascio autoimposto. E dopo il 2-1 ci sono numeri che vanno scendendo, sono quelli del deficit. Sono i segnali che l'Italia può riprendere il cammino verso la stabilità finanziaria, quindi la gestione efficiente e tranquilla del debito, ma allo stesso tempo è in grado di mettere in campo risorse. Quindi abbiamo provato a fare un esercizio che nasce anche dalla discussione più ampia che sta avvenendo nel PD sulle misure che dovrebbero essere introdotte in Italia, allegandole ad un elemento in più importante, cioè il quadro di compatibilità, quello che agli economisti piace tanto, mettere insieme crescita e finanza pubblica per dimostrare che le cose vanno tutte nella direzione giusta. E secondo noi le proposte che facciamo sono esattamente utili a questo. Perché insisto su queste cose? Perché non solo i numeri del governo sono sbagliati e sono pericolosi, ma le misure sono sbagliate e pericolose. Tutto quello che ci propongono è sbagliato e pericoloso per il Paese. Quindi bisogna reagire, perché lo stiamo pagando giorno per giorno. Prima cosa, deficit al 2,1. Secondo, Piercarlo dice, le misure sono sbagliate. Allora, noi abbiamo fatto una serie di cose, le ha ricordate Fortis prima, non stiamo a ricordarle perché ormai le abbiamo buttate nel bussolotto e appartiene al passato. Però qual è la prima misura che possiamo fare se, diciamo, noi offriamo questa proposta di legge alternativa al governo? Vedi caso che magari sbagliano, pigliano la nostra e si risolve tutto. Nella prima ci mettiamo il deficit al 2-1. La seconda, che misure proponi per dare un segnale di diversità rispetto a chi dice sussidio per stare sul divano come reddito di cittadinanza o misure che sfasciano la previdenza come quota 100. Cos'è che proponiamo? Proponiamo una serie di misure, adesso non so se nell'ordine che avevi in mente tu. Vai tranquillo. Ma misure di sostegno alle famiglie, questo è un punto fondamentale del programma che si è discusso in queste giornate. Un sussidio generalizzato alle famiglie che permetta senza ambiguità alle famiglie e ai loro figli, ai figli delle famiglie, di essere sostenuti con un reddito da parte dello Stato. Questo è molto diverso
dal reddito di cittadinanza, che rimane una misura confusa, contraddittoria e sicuramente non tale da creare più occupazione. Questo lo chiamiamo, noi l'abbiamo chiamato in campagna elettorale, perché, allora, scusami se ti interrompo, l'assegno universale per i figli. Perché universale? Perché oggi il lavoratore dipendente che rientra in determinate categorie ha degli assegni, ma il lavoratore autonomo o l'incapiente, quello che non ha soldi, quando fa un figlio non gli cambia niente dal punto di vista economico. Allora noi vogliamo dare un assegno universale per ciascun figlio, che è anche probabilmente un modo per incoraggiare e sostenere la maternità e la crescita dell'infanzia. Quindi la seconda cosa che dobbiamo dire, e che nel nostro progetto mettiamo nella legge di bilancio del 2020 per un valore di 9 miliardi, è l'assegno universale per i figli, peraltro in linea con la proposta del PD. E due, tre, però bisogna dare una mano alle aziende. Eh sì, allora le aziende, ci sono un paio di misure almeno importanti, se non di più, ma vorrei ricollegarmi a un numero che veniva citato prima, il fatto che tra i settori dell'economia che si sono ripresi in questi anni, quello che si è ripreso meno di altri e ha bisogno di sostegno è l'edilizia, è il mercato immobiliare, e per questa ragione noi proponiamo l'abolizione dell'imposta di registro per un valore di oltre 4 miliardi che ci aspettiamo potrà rimettere in moto il mercato e quindi aggiungere forza alla crescita, non solo nel breve periodo ma in modo sostanziale. Cioè, siccome questi prendono e allargano le maglie del deficit, noi gliele restringiamo un po', guadagniamo credibilità in Europa e diciamo: con quello che c'è e che voi di fatto in qualche modo incoraggiate a fare, anziché prendere i soldi e buttarli sul reddito di cittadinanza che non crea posti di lavoro ma crea assistenzialismo, anziché permettere a qualche centinaio di migliaia di persone di andare in pensione prima e spendere decine di miliardi per questa misura, leviamo l'imposta di registro, diamo l'assegno per ciascun bebè, anche per i figli dei poveri, anche per i figli delle partite IVA, e completiamo l'opera. Completiamo l'opera con due misure importanti. Una prima misura riguarda il rifinanziamento del fondo per il settore edilizio, che è un fondo che si aggiunge alle risorse già importanti di investimenti pubblici che i governi precedenti, e qui scusate ritorno indietro ma è importante perché il passato ci rende il futuro meno gravoso, grazie ai governi passati sono state accantonate decine di miliardi che in parte sono stati spesi. Questa possiamo dirla però com'è andata, che si fece una discussione io e lui lunghissima e poi creammo nel 2016 un fondo che spendevano il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia. Ora di là c'è Graziano, facciamo un applauso anche a Graziano Del Rio che è di là dove è, che era il Ministro delle Infrastrutture, che naturalmente voleva metterci becco anche lui, dove è andato, ora non so dov'è, è lì, eccolo lì. Per cui ci eravamo fatti il nostro fondo speciale, poi è stato meraviglioso perché avendo perso il referendum io me ne sono andato, gli ho lasciato 150 miliardi, era il comma 140, esatto. Me l'ero imparato a memoria della legge di bilancio, e insomma se lo sono spesi senza di me questi delinquenti. No, ma ce ne sono ancora tanti. Oh, tanto, ma ci sono quegli altri. Lo so. Ho capito, cioè. Comunque, questi soldi ci sono. Cosa dice Piercarlo? Siccome la prima cosa che ha fatto il governo Salvini di Conte. Si chiama Conte. Vabbè. Ragazzi, non facciamo. È stata quella di cancellare Casa Italia, il progetto che noi avevamo voluto e che era stato ideato da Renzo Piano, perché è arrivato Toninelli e Toninelli ha detto che il ponte di Renzo Piano non va bene. No, perché Toninelli arriva e dice il ponte di Renzo Piano non va bene. E già così fa ridere, no? No. Ragazzi, rispettate Toninelli che poi lavora troppo e sua moglie si preoccupa. Allora, ha detto, dice, io lavoro così tanto che mia moglie si preoccupa. Sapessi quanto ci preoccupiamo noi quando lavori? E la cosa incredibile di Toninelli è che ha detto il progetto di Renzo Piano no, ma c'ho un mio amico che ha proposto di fare un ponte dove i bambini possano giocare perché noi abbiamo bisogno della comunità. Toninelli, è un viadotto quello, ci passano i camion, i bambini li schiacciano, non puoi fare sti progetti. Fermate Toninelli, fatelo per sua moglie e anche per noi. Che ci siamo.
Quindi Toninelli ha tolto Casa Italia, il progetto di Renzo Piano. Quindi Toninelli ha detto Renzo Piano non va bene. Cioè, io mi immagino la scena, l'esame, Toninelli, l'allievo Renzo Piano, e Toninelli fa no, guardi, non siamo interessati, grazie. E la proposta di Piercarlo, che avrete anche questa nel documento che vi sarà dato alla fine, è 4 miliardi, se non vado errato. Sì, 4 e spicci. 4 e spicci su Casa Italia. Quindi, ricapitolando, deficit l'abbiamo detto, Casa Italia l'abbiamo detto, imposta di registro l'abbiamo detto, assegno universale per i figli l'abbiamo detto, ti manca l'ultima. E manca l'ultima, che è l'abolizione di quello che resta dell'IRAP, che vale oltre 13 miliardi. Tanto per confermare che i nostri governi abbassano le tasse, non come questo governo che dice che abbassa le tasse e poi ci sono più prelievi sulle imprese e le famiglie per 8 miliardi, solo che queste cose non vengono dette. Allora, ricapitolando, noi abbiamo una proposta di legge, finito Daniele? Anche questa, grazie a Daniele, lo facciamo vedere, metti da qui, guarda, è la proposta di legge alternativa che, in spirito di servizio civile, l'ex ministro dell'economia e l'ex presidente del Consiglio regalano al governo. È una proposta che spende meno soldi di quelli che spendono loro, elimina l'IRAP, elimina l'imposta di registro, dà un assegno universale ai figli, rifinanzia Casa Italia che loro vogliono chiudere, quindi dissesto idrogeologico, quindi scuole, quindi ponti, quindi infrastrutture, quindi i luoghi dove vanno i nostri bambini la mattina e che dobbiamo rendere più sicuri. Questo progetto qui, io dico dimezza lo spread. Diciamo che mettiamoci d'accordo, lo fa abbassare, lo fa probabilmente ritornare. Viene dalla storia del PC, ma è un gigantesco democristiano. Quindi è una roba. È meglio essere prudenti, così quando le cose vanno meglio uno è più contento, no? Voi non avete idea di quante discussioni abbiamo fatto. E poi, preparando questa proposta di manovra, eravamo a Palazzo Chigi, e eravamo a Palazzo Giustiniani, e sembrava essere a Palazzo Chigi perché c'era il giallo. Io facevo, scusa per Carlo, ma noi non si conta più nulla, non siamo a Palazzo Chigi. Non puoi mettere uno 0,1 in più di deficit per piacere? No, perché sennò i mercati non reagiscono bene. Quindi questo è per Carlo Padoan, è straordinario, da questo punto di vista, che persino nella proposta dall'opposizione ma ha fatto le pulci, e va bene. Tutto questo io lo dico a quelli del governo: mettetevi una mano sul cuore, con questa proposta lui dice sì. Non so se non hanno il cuore o non hanno la mano, la battuta sulla manina viene super facile. Allora, noi diciamo da qui che la proposta è scritta, l'abbiamo per sicurezza presentata in conferenza stampa alle 18, se loro la prendono da lunedì mattina la situazione sui mercati cambia da così a così e gli italiani hanno non più l'IRA, l'assegno per i bambini, via l'imposta di registro e i soldi per le scuole e per il dissesto idrogeologico. Se dite di no, ve ne assumete la responsabilità. Grazie a Piercarlo Padoan. Grazie a Daniele.